Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a confrontare tre diverse tecnologie per produrre lo stesso oggetto in plastica. Prima di partire però vi ricordo come sempre di metterci un like se vi piace questo tipo di video, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre attività e i nostri nuovi video. Ci siete? Andiamo! Come vi dicevo nell'intro, per produrre un oggetto in plastica ci sono varie tecnologie, dalle più classiche come ad esempio lo stampaggio di iniezione, fino a quelle più moderne come la stampa 3D, sia FDM che MJF. Per fare questo confronto prenderemo un oggetto ben specifico, cioè il nostro classico corpo pompa. In questo video andiamo ad analizzare i pro e i contro di ogni tecnologia e per farlo mi farò aiutare da uno dei massimi esperti nel settore. Per fare un confronto il più possibile corretto abbiamo scelto 6 caratteristiche da andare ad analizzare per ogni tecnologia. Queste caratteristiche sono la qualità, i tempi, il materiale, la reperibilità di informazioni in rete, i costi di produzione e i costi di impianto. Bene, partiamo subito e andiamo ad analizzare come prima la stampa 3D FDM. Il primo punto da analizzare è la qualità. Nella stampa FDM molto spesso i layer sono abbastanza visibili sull'oggetto e per avere una superficie liscia deve essere comunque applicata una carteggiatura successiva. Inoltre, le proprietà meccaniche dell'asse Z di una stampa FDM sono sempre inferiori rispetto a quelle degli altri due assi, cioè l'asse X e l'asse Y. Ma passiamo la palla al nostro super esperto. Vai Davide! Ok, grazie Davide per avermi invitato in questo video. Sulla qualità dell'FDM tutto corretto, niente da dire. Però devi considerare anche che questa tecnologia di stampa ha delle stampanti entry level dal costo veramente basso, cioè con poche centinaia di euro ti porti a casa una stampante. Poi la qualità la puoi sempre migliorare acquistando delle stampanti di livello più professionale. Un altro contro della stampa FDM sono i tempi di produzione, che come unità di misura hanno sicuramente i giorni e non le ore e nemmeno i minuti. Di certo non il tempo di un caffè. Te cosa ne dici, Davide? Ma dove è finito? Scusami, parlavi di caffè? Hai detto comunque dell'ampia gamma di materiali di cui dispone l'FDM? C'è il PLA, c'è il PPS, c'è il PET, il PMMA, il PC, il PPUS, il TPU, l'ABS, l'airbag. No, qui ho fatto un po' di confusione. Mi sa che non ti è servito molto quel caffè. Il terzo contro della stampa FDM è dato dalla necessità di supporti. Se dovete creare infatti degli oggetti con delle forme un po' irregolari o magari delle parti a sbalzo, sarà necessario applicare un supporto a sostegno sul piano. Questi supporti poi andranno rimossi dopo la fase di stampa, il che andrà ad incidere sicuramente sui costi perché bisognerà utilizzare più materiale, sia sui tempi perché sarà una lavorazione più lunga. Si sa che il tempo è denaro. Oh, a proposito di supporti, uno dei vantaggi dell'FDM è veramente la facilità con cui si trovano informazioni in rete. Ci sono tutorial, video, corsi, qualunque tipo di aggiornamento. Quindi la rete è davvero piena di informazioni riguardo questo tipo di stampa. Bene, ora abbiamo visto i pro e i contro della stampa FDM. Andiamo ad analizzare quelli della MJF. Il primo punto da analizzare per la stampa MJF è sicuramente il costo di impianto. Infatti l'investimento iniziale per una tecnologia di questo tipo ha il costo di un impianto industriale, in pratica più o meno quanto un appartamento, con piscina, con campo da tennis, magari anche con maggiordomo. Beh, insomma, avete capito. Sì, è vero, questo tipo di stampanti ha sicuramente un costo di impianto notevole, ma la qualità MJF è tra le migliori presenti sul mercato. Si possono infatti ottenere pezzi con una tolleranza, pensa, di 2 decimi di millimetro. E oltre a questo, la capacità meccanica è identica su tutti e 3 gli assi, X, Y e Z, paragonabili allo stesso oggetto stampato di iniezione. Indubbiamente, sulla qualità della stampa MJF non si discute, però un contro può essere la poca disponibilità di materiali. Di fatto, nella stampa MJF ci sono solamente il PA11, il PA12, il TPU, il polipropilene e il PA12 caricato vetro. Adesso vediamo cosa ha da dire. Ehi, guarda che ti ho sentito! Ti posso dire che l'NJF è attualmente la tecnologia di stampa 3D più veloce per la produzione di oggetti in serie. Facciamo un esempio. Per stampare 100 di questi corpi pompa bastano solamente 10 ore lavorative. Quindi l'NJF allo stato attuale è la tecnologia di stampa 3D che meglio può rispondere alle esigenze delle aziende. Un altro contro della stampa NJF è il poco know-how e la poca disponibilità di informazioni in rete.
sia appunto sul processo, sia sulle linee guida da seguire e anche sulle varie criticità che possono generarsi durante il processo di produzione. Beh, per forza, è una tecnologia recente ed innovativa che ha il grosso vantaggio di stampare oggetti in serie e non solo prototipi e soprattutto a prezzi molto molto competitivi. In più, anche se si tratta di una tecnologia recente e poco conosciuta, ci sono aziende come noi che sono in grado di fornire tutto il supporto necessario. Ok, adesso che abbiamo analizzato la stampa MJF, passiamo ad analizzare lo stampaggio ad iniezione, la modalità più classica per stampare un oggetto in plastica. Il primo contro sono sicuramente i costi di impianto, anche in questo caso a livello industriale. Vi ricordate l'appartamento di prima? Il secondo contro è dato sicuramente dai tempi di produzione. Per creare lo stampo iniziale, infatti, ci vogliono spesso e volentieri anche dei mesi, ed è poi molto difficile fare modifiche o aggiornamenti allo stampo già fatto. Il terzo contro è il poco know-how disponibile. Essendo in processo industriale, le conoscenze tecniche sono infatti nelle mani delle aziende che utilizzano questa tecnologia. Ok, bene, abbiamo visto i contro dello stampaggio in iniezione. Andiamo ora a vedere i pro. Vai Davide! Ok, grazie Davide. Tra i pro c'è sicuramente il costo, perché è la tecnologia più economica per la produzione di oggetti in serie, chiaramente al netto del costo iniziale dello stampo. Il secondo pro è dato dalla disponibilità di materiali. Qui c'è veramente una gamma molto molto ampia di materiali tra cui scegliere, a seconda delle proprie necessità. E il terzo pro è dato decisamente dalla qualità e la tecnologia di riferimento per la produzione di oggetti in plastica, come si può vedere benissimo da questo corpo pompa. Ma me lo lanciate per favore? Veramente lo dovevi prendere te? No, io? No, dovevi prenderlo te. Ma veramente, ricordo entrambi che l'abbiamo ordinato 2 mesi fa. Io ve l'avevo detto che ci voleva un sacco di tempo, eh? Ok, bene, per oggi è davvero tutto. Ringraziamo il nostro esperto e se avete degli argomenti da approfondire scrivetecelo qua sotto nei commenti. Ciao a tutti e buona stampa 3D!